Benvenuti in questo nuovo tutorial fresco di giornata, ricco di contenuti e pieno di spunti di approfondimento per risolvere un problema che sta affliggendo totalmente la popolazione italiana, ovvero il fatto che l'applicazione Poste ID smette di funzionare e non ne vuole sapere. Devi sapere che uno dei miei articoli più letti sul mio blog riceve centinaia di visite ogni giorno, è proprio quello relativo al fatto che l'applicazione Poste ID smette di funzionare. E il punto non è perché smette di funzionare, ma che cosa causa questo temporaneo blocco sull'applicazione Poste ID. In questo video voglio darti tutte le informazioni per cercare di aiutarti nella maniera più semplice possibile ad ottenere nuovamente il tuo accesso all'interno dell'applicazione Poste ID, che come sappiamo nel 2021 ha un aspetto fondamentale per tutti quelli che vogliono accedere ai servizi e ai siti governativi. Quindi mi raccomando, resta con me sino alla fine di questo tutorial, perché se lo farai, oltre ad avere la soluzione per il tuo problema, cercherò anche di offrirti un prodotto innovativo a costo zero, quindi tieni duro e aspetta la fine di questo video. Il primo punto fondamentale è quello di cercare di capire se il fatto che l'applicazione Poste ID ha smesso di funzionare per un malfunzionamento del tuo smartphone o se in questo preciso momento il server di Poste Italiane ha smesso di funzionare. L'unico modo per riuscire a capire se è la tua specifica applicazione ad aver smesso di funzionare o se è il server di Poste che ha smesso di funzionare è quello di testare l'accesso su due dispositivi completamente diversi. O meglio, se in famiglia siete almeno in due ad avere l'applicazione Poste ID, quello che mi sento di consigliarti è di tentare l'accesso sia sul tuo smartphone che sullo smartphone magari di tua moglie o di tuo marito. Se l'app Poste ID non funziona su entrambi i dispositivi, significa che in questo preciso momento il server di Poste Italiane ha smesso di funzionare, quindi è inutile continuare ad insistere. Devi sapere che uno dei paragrafi all'interno del mio articolo si focalizza proprio sul fatto che quando il server di Poste Italiane smette di funzionare, noi italiani, come degli imbranati, continuiamo ad insistere e continuiamo a voler accedere, perché in quel momento molto probabilmente abbiamo la necessità di accedere a uno dei siti governativi. Ma il fatto di continuare ad insistere non ci aiuta ad accedere all'interno dell'app Poste ID, perché in quel momento magari il server delle poste è semplicemente crollato e non ci sono modi per accedere, quindi bisogna soltanto avere pazienza. La seconda parte di questo video è interamente dedicata a quelli che non riescono ad accedere a Poste ID non per un malfunzionamento dell'applicazione, ma semplicemente perché hanno continuato ad insistere con le credenziali sbagliate o perché hanno bloccato completamente la loro utenza. Quindi ascoltami bene, perché in questo momento ti spiegherò tutti i passaggi che devi fare per sbloccare l'applicazione Poste ID anche se adesso non funziona. Se la tua app Poste ID non funziona in questo momento, la prima cosa da fare è quella di disinstallare l'app all'interno del tuo telefono e andare nuovamente ad installare l'applicazione, controllando magari se ci sono degli aggiornamenti che sono stati rilasciati all'interno dello store. Se usi un iPhone ti consiglio di eliminare l'app e di riscaricarla nuovamente dall'App Store, e allo stesso modo se il tuo dispositivo è un telefono Android ti consiglio di eliminare l'applicazione e riscaricarla nuovamente da Google Play. Effettuato questo passaggio, se il tuo modo per accedere all'app Poste ID era quello di utilizzare o il Face ID, quindi lo sblocco con il volto, o lo sblocco con l'impronta, ti consiglio in questo momento di accedere utilizzando le credenziali, ovvero dovrai andare ad inserire il nome utente e la password. Tante volte il blocco dell'applicazione Poste ID è dovuto al fatto che il nostro smartphone non ci consente di autorizzare nella maniera corretta la fase di accesso, ovvero bisogna inserire le credenziali al posto di utilizzare l'impronta o il Face ID. Se neanche in questo modo sei riuscito ad accedere all'applicazione Poste ID e se neanche così l'app Poste ID riprende a funzionare, quello che ti consiglio di fare è di resettare le tue credenziali, ovvero accedendo all'applicazione di Poste ID o addirittura dal sito di Poste ID c'è la possibilità di effettuare un reset della password cliccando "ho dimenticato le mie credenziali". Una volta che avrai premuto su questo pulsante ci saranno vari passaggi, ovvero vari step, che ti consentiranno di andare a resettare completamente la tua utenza, dando a generare una password completamente nuova.
Questa procedura ti consente non solo di resettare la password, ma anche di darti modo di sbloccare la tua personale posizione. In questo modo, nell'80% dei casi, l'app Post ID torna a funzionare e a fare il suo dovere. Ovviamente tutti i consigli che ti sto dando all'interno di questo video sono anche scritti in maniera testuale all'interno di un articolo che, come ti dicevo all'inizio di questo video, sta ricevendo molte visite in questo primo 2021. Per comodità te lo lascio qua sotto in descrizione, in modo che lo puoi approfondire e leggere con tutta calma. Bene, questi erano tutti i piccoli passaggi che ti voglio consigliare se l'app Post ID in questo momento non funziona. Ovviamente, come ti dicevo, se il problema non è causato dal tuo smartphone ed è un problema generale, allora tutti i passaggi che ti ho indicato saranno semplicemente inutili e quindi non c'è bisogno di perdere tutto questo tempo. Abbi pazienza e aspetta che il server torni a funzionare. Per quanto concerne la promessa che ti ho fatto all'interno di questo video, siccome all'inizio di quest'anno stanno andando di moda sempre di più le carte conto, in questo inizio 2021 ho avuto modo di provare personalmente una delle migliori carte prepagate in circolazione e attraverso il mio link amico voglio offrire non solo la possibilità di aprire questa carta in maniera totalmente gratuita, ma ti darò anche modo di ottenere 5 euro di bonus all'apertura della carta. Nella descrizione di questo video troverai il codice da inserire e ti indicherò anche il nome della prepagata che ti conviene aprire all'inizio di questo 2021. Ovviamente, essendo io un formatore in ambito finanziario, la carta conto è dedicata principalmente a chi intende effettuare degli acquisti online senza dover utilizzare il proprio conto corrente bancario. Ma quando si tratta di tenere i propri soldi al sicuro, l'unica scelta saggia è quella di avere un conto corrente. E sempre all'inizio di quest'anno, uno dei migliori conti che in questo momento ti conviene aprire è Enel XPay. Enel XPay è un conto davvero innovativo che ti consente non solo di pagare tutte le utenze, ma di pagarle anche con un costo veramente irrisorio. Ne ho parlato nella mia recensione all'interno di questo canale e se per caso te la sei persa, qua sopra in alto a destra trovi l'approfondimento correlato per darti modo di scoprire quali sono tutti i vantaggi di questo incredibile conto. Se hai già visto il video, salta pure questo punto e corri a richiederlo, perché in questo momento il conto è in promozione a solo 1 euro al mese e qua sotto in descrizione ti lascio il link per richiederlo proprio con questa particolare promozione. Mi raccomando, agisci subito perché il conto resterà in promo solo per qualche giorno, con un costo che sicuramente andrà a sfiorare gli oltre 4-5 euro al mese. Quindi mi raccomando, se ti interessa un conto, fallo subito e approfitta del link qua sotto in descrizione. Che dire, spero che tutte le informazioni che ti ho regalato all'interno di questo video possano esserti state d'aiuto e spero che tu abbia approfittato non solo del mio consiglio inerente all'app Post ID, ma anche di tutti i consigli finanziari che all'interno di questo video hai potuto trovare in maniera gratuita. Se tutte le informazioni sono state di tuo gradimento, lasciami un pollice in su per questo video, mi aiuteresti un sacco, e continua a seguire il mio canale per tutte le informazioni che prossimamente saranno pubblicate sempre all'interno di questo canale. Con questo è tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!